Allora, cani, oggi prepariamo la cucina indiana. Certo, ricordate, cani, non fare casino e non combinare guai. Avete capito? Sì, ho capito. Benissimo, prepariamo i nuovi piatti. Nella cucina indiana è fatto un largo uso di uova e latte e latticini in generale. Punto. Si potrebbe classificare la cucina indiana, soprattutto nei ristoranti, come cucina non vegetariana, cucina latte e latte ovo vegetariana e cucina latte vegetariano. E però la cucina settentrionale che ha avuto più successo oltre i confini indiani, appunto. I piatti conosciuti e apprezzati in Europa provengono infatti spesso da questa era, il riso filaf e il pollo curry e il pollo tandoori sono originali di quest'era. Anche quelli che potremmo definire antipasti sono piuttosto comuni negli indiani. Gli stuzzichini più famosi sono samosa, ossia dei piccoli triangoli di pasta farina fritti. Bene, abbiamo preparato la cucina indiana. Ah, certamente. Cane? Sì? È pronto il cibo indiana. Arriviamo, cane Yorkshire. Oh mio Dio, hai preparato cibo indiana. Buonissimo, cane Yorkshire. Buon appetito. Gnom, 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 gnom. Ah, oh. È buono, cane? Sì, è molto buono cibo indiana. Gnom, gnom, gnom. Ti va, farina? Sì? Ti va, pollo tandoori? Sì, mi va.